partenza il galoppo di Illecito Sco, il più veloce dell'Etalon B che va ad attaccare Imprevisto Rall. Imprevisto Rall si oppone, si elimina anche Orza degli Ulivi. Passa l'Etalon B dopo circa 100 metri di gara. E immediatamente rallenta. A largo sopravviene Oxer degli Ulivi, anzi Oxer di Piaggia. Oxer passa a condurre nei confronti di l'Etalon B. Primo quarto completato in 31 e mezzo. Oxer di Piaggia, l'Etalon B, Imprevisto Rall, a largo Odillax che poi si accoda per un attimo in quarta posizione. 48 scarsi 600, si va di passo. A largo cerca di progredire Miro e Legge che si trascina Ocean degli Ulivi. Poi arriva Marcel Griff. Un e 5 scarsi il giro di pista, Oxer, l'Etalon Imprevisto, Odillax lungo la corda, Miruelle J e Marcel Griff a largo, chilometro in 20 e qualche spicciolo, poi comincia ad allungare Oxer di Piaggia, si trascina l'Etalon, poi Imprevisto ed Odillax, adesso vanno in difficoltà quelli a largo, ultima frazione in 14 e mezzo con Oxer di Piaggia, che sta controllando l'Etalon B a largo e Imprevisto Rall di dentro, poi Odillax. Oxer di Piaggia prende netto vantaggio, c'è lotta solo per le altre monete. L'Etalon B Imprevisto e Odillax più a largo, battute conclusive. Oxer di Piaggia avvicinato, ma non battuto dall'Etalon B, poi Imprevisto Rall al terzo, media di 1.17.2. 59.6 il giro conclusivo, 29 e mezzo a chiudere, facile Oxer di Piaggia che precede l'Etalon B ed Imprevisto Rall, 5-4-2 l'arrivo probabile ed ufficioso di quest'ultima e conclusiva corsa in programma, media di 1.17.2, 29 e mezzo a chiudere per il Fairbank G Oxer di Piaggia con Raff Palù, paga 2,31 euro.